Chiamiamo Mister Manine. Sì? È successo un casino. Sì. Tocca a me. Stavolta ho io un incarico per te. Ma davvero? Curioso. Un convoglio Militech. Il prossimo trasporto di prigionieri della Magstak per Los Padres. Mi serve l'itinerario. Magstak? Prigionieri? Los Padres? Interessante. Troppo rischioso? Posso sempre farmi aiutare da qualcun altro. Ho detto questo. Ho un contatto. È in grado di scoprire le informazioni che cerchi per il giusto prezzo. I soldi non sono un problema. Non trattabili. Ti interessa ancora? Hai voglia. Ti mando subito gli Eddy. Voglio dei risultati, Ezio. Pagamento ricevuto. Ti invio le coordinate. Fatti trovare lì fra... Ora. Aspetta. 10 ore. Lo Shardati sarà lì ad attenderti. D'accordo. Criptato, naturalmente. Potrai accedervi tramite identificazione biometrica. Perfetto. E fai il possibile per non rovinare tutto, V. Detesto dover rimediare agli errori altrui. Grazie. A presto, Enz. Fantastico. Netrunner, invece? Oh, non ci serve? Alla fine non abbiamo neanche avuto bisogno troppo di un Netrunner. Pezzo di merda. Ora ti rubo pure la macchina. Mi ha investito la moto sto cretino. Te la spacco io sto furgoncino. Visto? Ho mantenuto quello che ho detto. Chissà chi sarebbe stato il Netrunner se non avessimo chiesto aiuto a Enz. Perché alla fine diciamo che Enz è la versione comoda di questa missione. Nel senso, hai i soldi? Bon, ti aiuta lui. Se no, devi aver fatto una missione che includeva un Netrunner nella missione, appunto, e che ci sei rimasto in contatto. Tipo, so che è impossibile salvarla, ma la Netrunner che c'era all'inizio con noi e Jackie, non mi ricordo come si chiamava, però. Se mai ci fosse stato modo per salvarla, magari, sai, potevi chiedere aiuto a lei. D'altro canto, comunque, voglio fare anche il finale dopo aver aiutato Songbird. Perché secondo me qua adesso noi stiamo allungando il processo. Anche se in realtà anche con Songbird c'è la missione di mezzo in cui devi evitare tutti quanti nell'aeroporto e vabbè. Però secondo me qua è più complesso doverla salvare direttamente dalla Militech e tutte queste cose qua, quando in realtà lì è lì bella quasi morta e chiami Reed e gli dici tieni, prendila. Anche se in quel caso Reed è molto meno fiducioso magari nei nostri confronti. Anche se forse accetta, diciamo, il fatto che facciamo la cosa giusta. Ed eccoci arrivati. Vuoi un consiglio? Vi cautela più del solito. Dopo la presunta morte del capo, i cani di Hansen si azzannano alla gola. Lo so. Che tra l'altro c'è una missione di mezzo che non vi ho fatto vedere perché alla fine, diciamo, era una missione secondaria, vabbè. Però c'è tutta una missione col funerale di Hansen, che non è male, però neanche per star lì a farvela vedere. Non resta che aspettare. Già. Ah, qua è chiuso. Non c'era il negozio che vendeva i chip qua? Ah sì, e infatti è arrivata la consegna che aspettavi. Yoko l'ha impacchettata per bene, deve trovarla in bocca al lupo. Vado subito. Meraviglioso, buona caccia qualunque sia la tua preda. Beh, non gliel'abbiamo detto effettivamente. Ehi, da quanto tempo? Sì, ciao. Quanto tempo? Cosa posso fare per te? Sai benissimo cosa puoi fare. Senti, Yoko, Enz ti ha detto che sarei passato. È per un lavoro. Ah, quindi intendeva te. La giornata è diventata più interessante. Prima mi serve la conferma che ti manda davvero il nostro comune amico. Poi parleremo. Certo, come facciamo? Lo verifico con la scansione biometrica. Vai, vai, faccio io. Ok, come vuoi. La decodifica richiede qualche istante. Scusa, ma è necessaria per un lavoro. Trauma-drama. Interessante. Bene, bene, Vi. Non pensavo che avremmo lavorato ancora insieme. Beh, neanche io, visto che non me ne frega niente dell'hacking rapido. Beh, non lo faccio. Spiacente di deluderti, ma no. Non sono lo strizzariti che ti aspetteresti. Altrimenti non sarei qui. Quello è vero. Da una parte sono un po' delusa. Dall'altra sono felice di vederti. Lo so, avresti avuto tanto da darmi, vero? Bene, allora. Parliamo del tuo problema.
Se mai rifaccio un'altra run, ce lo butto dentro un po' di hacking rapido. Sappi che non è stato facile procurarlo. La fortezza telematica della Magstack è un labirinto in cui non è facile passare inosservati. Certo. Ogni nodo che superi attira attenzioni indesiderate. Ma tu ci sei riuscita. Sei la mia eroina, Yoko. Aspetta. La nostra collaborazione non deve finire qui. Non so se mi spiego. Quando vuoi. Cioè, se vuoi fare quello che penso con questi dati. Ti interessa? Prendiamoci, la nostra collaborazione finisce qui e ora forse cosa pensi che voglia fare? Forse. Parlando per ipotesi, cosa pensi che voglia fare? Supponiamo che tu prenda posizione dove passerà un certo convoglio. Mm-hmm. E? E supponiamo che tu sia abbastanza attrezzato o folle da eliminare le guardie del convoglio. Che penso che farò? Acqua o fuoco? Ti interessa il prigioniero o la persona che trasporto? Fuochino. Fuochino. Il nostro comune amico sarebbe piuttosto felice di approfittare della situazione. Se tu fossi così gentile da mandarci le coordinate del luogo in cui ti occuperai del tuo problema. Ma la motivazione? La Magstack, esatto. Arrivarci prima di chiunque altro. Mi basterebbe avere quelle coordinate. Va bene. Farò un tentativo, ma non prometto niente. Ci pensiamo. Bastano le coordinate, nient'altro. In cambio avrai una lauta ricompensa. In bocca al lupo. Tanto non ci ha chiesto di fare niente di particolare, ci ha chiesto solo di dargli delle coordinate. Ci penserò comunque. Lo sai che la Magstack potrebbe ammazzarti per quei dati. Tanto. Che si mettano in fila. Ma Touché. Ok. La voce femminile? Portiamo tutto a quello spione di Reed. Vediamo che succede. Perché ho risposto con la voce femminile? Ma che sono donna? Preparatevi all'imboscata. Ti mando i dati del pack di consegna alla Spandres, gentile connessione del runner in cui possiamo fidarci. Do un'occhiata, presto. Ciao Reed. Sperando che non ci voglia troppo tempo. Perfetto. Vi ho analizzato i dati, un lavoro decente, qualche vuoto da colmare, ma ce li faremo bastare. Conosciamo la scorta, più probabilmente del convoglio, e cosa più importante è il percorso, è di incontrarsi. Un paio di contatti che hanno accettato di consegnare dell'attrezzatura ad aiutarci e preparativi. Ti mando i coordinati del vecchio hotel vicino al percorso in convoglio. D'accordo, a presto. Sai qual è una cosa che mi dispiace però? È che molti negozi, forse perché appunto ormai c'ero già passato nella vecchia partita, ma pochissimi hanno roba unica. E ripeto, potrebbe darsi che sia per il fatto che già l'ho comprata al tempo, ma mi sembrerebbe strano che non abbiano aggiunto nulla in certi posti vecchi magari. Sai cosa, ripeto, ormai la build ce l'abbiamo e funziona. Però sarebbe da risistemare. Sarebbe da risistemare un pochino. Anche perché l'ho fatta una build comunque molto equilibrata, per dire. Ma non ci siamo sicuramente concentrati su qualcosa di particolare. Chi lo sa, magari lo ricomincio il gioco. Eccomi qui. E davanti a me c'è una palla di fumo. Buongiorno. Quindi adesso attacchiamo la Magstack, eh? Si inizia a fare sul serio. Non che la cosa te ti dispiace, vero? Non è come assaltare la Saga Tower, ma ci si avvicina, quasi. Vuoi forse togliermi il primato di nemico pubblico numero uno? Il famoso Silverhand vuole dire la sua. Sul faccia a faccia con la Magstack? Certo. Buona fortuna. Puoi scommetterci le chiappe che ti servirà. Quello è vero. Intendo su Reed e Songbird. Cosa c'è da dire? La pollastra è in viaggio di sola andata per il Cyber Inferno, a tavoletta e zero freni. E ci sta portando con lei. Puoi dirlo forte. Mi chiedo se tutto questo però alla fine ci salverà in qualche modo. Se capiscono che siamo coinvolti, possiamo anche scavarci la fossa da soli. Lo dici ogni volta, Gunner. Eppure non è mai successo e non succederà mai. Senti, se va tutto a puttane e Washington dà la colpa a noi, allora... Oh, attento. Fossi in te, non finirei quella frase. Madonna, che risposta da stronzo. È lui il tuo socio? Cazzo. Non avevo capito che avessi intenzione di suicidarti. Beh, hai qualcosa da dire? Aspetta un attimo. Io ti conosco. Certo che mi conosci. Ho visto come usi il ferro. Ma fare tiro a segno e vedersela con la Magstack non è la stessa cosa. Ce la caveremo. Ce la caveremo da soli. Non ti preoccupare.
Se qui c'è qualcuno che dovrebbe preoccuparsi, sei tu. Adesso basta. Bene. Spero solo che la FIA ci mandi un altro contatto quando tu finirai qualche metro sottoterra. Ma se per qualche miracolo sopravvivi a questo delirio, ricorda, io e te siamo pari. Tanto lui dopo se ne va in pensione, vai tranquillo. I patrioti del giorno d'oggi. Questi stronzi, eh? È ora di parlare del piano. Sentiamo. Siamo pronti a escogitare un piano, una strategia, abbiamo tutto. E abbiamo tutto quello che potevamo ottenere. Ovvero un cazzo. Ho controllato le tue informazioni. Percorso, schieramento dei veicoli, probabili difese. Non sarà una passeggiata. Il nome psicosquadra ha un doppio significato. Loro stessi sono mezzi cyberpsicopatici. Ah, fantastico. Questo è il punto migliore per fermarli. Traffico minimo, posizioni di vantaggio ottimali. Arriveranno da questa strada. Appena saranno a tiro li attaccheremo e li fermeremo. Fantastico. Poi neutralizzeremo gli agenti della Magstack. Prenderemo Songbird e la porteremo al punto di estrazione oltre il confine Sokal. Il nostro amico ti spiegherà i dettagli. Io ho un'ultima cosa di cui occuparmi. Ovvero? Siete qui per dare una mano, immagino. Allora, il convoglio arriverà da nord-ovest. Con ogni probabilità si imbatterà in una delle nostre autobombe, con cui faremo fuori alcuni dei loro veicoli. Ok. Gli altri dovranno cambiare corsia. Non li lasceremo scappare. Piazzeremo alcune cariche e li terremo inchiodati lì. Non appena Reed neutralizza l'autista del Behemoth, entri in gioco tu. D'accordo. Con Reed ha chiesto anche dei giocattolini tosti. Torrette offensive, mine, granate fumogene. Nessun problema per le granate, ma le mine e le torrette... Non ce li avete. Vuoi pensarci su ed esaminare i dettagli o lasci fare tutto a me? Scegli tu. Vai, fai tutto. È il tuo equipaggiamento, lo conosci meglio di me. Lascio a te i preparativi. Merda, alla faccia della fiducia. Sono lusingato, commosso perfino. L'importante okay, è che fai un buon lavoro. Ottimo, grazie dell'aiuto. Vado a parlare con Reed. Allora preparo tutto e poi alzo i tacchi. Quanto a voi due, beh, in culo alla balena. Speriamo che non abbia la diarrea allora. Qui è tutto pronto. Cos'è che avevi detto? Patrioti del giorno d'oggi. Devi ammetterlo, si sono dimostrati utili. Comunque, qui mi sembra tutto pronto. Tu? Ci sei? Quasi. Questo è il nostro jammer. Devo solo calibrarlo in modo che il segnale non sia troppo forte, altrimenti Somi potrebbe... accorgersene? Morire? Spero solo che non sia troppo tardi. No, tranquillo, lo speriamo tutti. Troppo tardi per cosa? Recuperarla. Reed. Concentriamoci sull'operazione. Ok, quello che dobbiamo fare, sì, concentriamoci. Beh, non dire un cazzo, sai che me ne frega. Sono concentrato sull'operazione. Fai pure. Certo, concentrato. Come no? Vi. Risparmiami le stronzate. Vuoi sapere la verità? Va bene. Ho fatto una cazzata oggi. O 7 anni fa. Non lo so più ormai. Sta di fatto che ora siamo qui, mentre lei rischia la vita. Prego solo sia lei che stiamo salvando. La Somi che conoscevo e non qualche... Quella che conoscevi non esiste più e mi dispiace da molto tempo. Devi accontentarti di quello che è adesso. Ho paura di non avere più il controllo della situazione. Ecco, contento? Sì, molto. Non puoi avere tutto sotto controllo, ciò che stiamo lavorando. Certo che stiamo salvando lei, non so se può essere salvata, dobbiamo chiuderla. Ti capisco, Rita. Ma non puoi avere sempre tutto sotto controllo. Guarda la mia situazione. Sì, forse. Dai, iniziamo sta cosa. È importante. Andrà tutto bene. Risolveremo tutto. Lo spero. Mettiamoci al lavoro. Dobbiamo solo disturbare le frequenze della Magstack. Preparati. D'accordo. L'affare disturba anche gli echi dei suoi rimorsi? Devo procurarmene. Che ce l'hai adesso? La ragazza è mezza cerebrolesa e mezza zombie controllata da un'IA. Eppure il coglione è convinto che la sua vecchia amica sia ancora lì dentro. Che solo lui possa salvarla. Esatto, e non è così, lo sappiamo tutti. Forse si sente responsabile per questa storia.
Ce n'era di gente come lui nell'esercito. Idioti che pensavano di essere nati per decidere il destino degli altri. Non finiva mai bene. Non ci guadagnava mai nessuno. Quello è vero. Parlavi con lei? Linguaggio del corpo. Capisco quando il relic è attivo. Era lei allora. Hai parlato con Song? No, con un'altra persona. No, è solo un effetto collaterale del relic. I tuoi chum di Langley avranno il loro bel da fare. D'accordo, ho capito. Ok, jammer calibrato. Sai cosa fare? Certo. Vado in posizione e aspetto il convoglio. Entro in azione quando le cariche esplodono. Preleviamo Song e andiamo al punto di estrazione al confine. Pulito, rapido, niente intoppi. E non perdiamo mai di vista Song, capito? Sai già che okay. Non andrà mai così come deve. Buona fortuna, Reed. Non ci serve fortuna. Ci serve un buon lavoro. Invita Mr. Henry nelle coordinate del luogo. Perché no, tanto. Ecco te le coordinate. Splendido, al resto penso io. Tu concentrati sul tuo lavoro. Nel frattempo segnerò la data di oggi sul mio calendario. Il giorno in cui vi ha davvero iniziato a impressionarmi. Inchia, e perché tutto il resto che ho fatto? Ok, quindi abbiamo tre postazioni, giusto? Qui, lì e lì. E io starei giù. Non so se cambi qualcosa, ma voglio essere già altezza giusta. Andiamo. Ok, aspetto. Vedo il bersaglio. Stanno entrando nella galleria. Lo sapevo. Songbird. Ma come? Ero. Non tu. Tutti tranne te. Somi, ci sei? Il link è attivo. Mi fidavo di te. Ma non... Errore. Di nuovo. Sta alla larga da me. Ti ho avvertito. Somi, mi avresti tradito tu. La Magstack ti ha preso. Siamo la tua unica possibilità. Hai perso il controllo, ammettilo. No. No, io non ho perso il controllo. Lo capirete presto. Ascoltami. E poi chi tradirà? C'è ancora qualcuno che... Senti, sei la prima che l'avrebbe fatto, cretina. Songbird mi ha contattato. Il link è ancora attivo. Non ci perdonerà. Non mi aspetto che lo faccia. Lo so. Adesso concentrati. Al mio segnale. 3, 2, 1, kaboom! Ora! Casino! Ecco che arriva! Concentrati, se collaboriamo possiamo farcela. Ecco fatto! Ricevuto, facciamogliela vedere! Madonna mia, troppa gente! Stiamo morendo! Ecco fatto! Era da un po' che non combattevo contro dei robot, effettivamente, in sto gioco. Stiamo perdendo tempo! Trova Songbird! E che ne so io dov'è? Eccola. Sono il furgone, Rip. Fa attenzione. Cazzo! Aia! Che cazzo ti credi di essere? Una leggenda. Cecchino sul tetto. Cecchino sul tetto. Lavora con me, Rip. Guarda chi prendo di mira. Cerco di neutralizzare gli Insiderware e poi entri in gioco tu. Aspetta. Farai la fine di quella psicopatica di merda! Pure. Ecco fatto. Uno è ferito. Quando avremo finito col detto che era la tua famiglia. Pure. Preso. Ne ho uno nel mirino. Fidati, è un lavoro per due. Non abbiamo speranze da soli. Lo dici tu.
Voglio la prigioniera! Ecco fatto. Ne miro un altro. Ricorda i loro impianti. Quando li colpisco, attaccali con tutto ciò che hai. Mi hai colpito? Cecchino di merda! Ora hai davvero chiuso, testa di cazzo! Ecco qua, bella soddisfazione. Ne ho uno nel mirino. Fidati, è un lavoro per due. Non abbiamo speranze da soli. Zitto, ce la faccio benissimo da solo. Quasi quasi lo meno. Finiscilo, V. Ulla! Blackwall. Lasciami stare, non seguire. Fino a che sia troppo. Sono ferito. Scheggia di merda, cazzo. Pure. Quanto è grave? Reed. Merda. Tutti i cyberware disattivati? Adesso vedi che è morto. Mi la caverò, V. Ho la pellaccia dura io. Immagino. Ce la faccio. Merda, per un attimo ho pensato che fossimo spacciati. No, tu e io gli abbiamo dato una lezione. Vai, stalle dietro. Non possiamo perderla di vista. Vai, dimmi tranquillo. Sto e ti raggiungo. Sei sicuro? Vai e salvala, V. Vai, tengo tranquillo. Questo canale. Ti raggiungo appena posso. Ricevuto. Tanto sto facendo a piedi. Potrei prendere una macchina, una moto, qualsiasi cosa? Nah, troppo peso. Ma chi ti ha insegnato a guidare? C'erano due macchine in strada, due! E tu vieni dritto addosso a me! Eccoci qua! Chum, che cazzo dici? È stata la Max Tac a spingermi addosso a te. Ma non mi muovevo, ero fermo. E a me che cazzo me ne frega? Adesso vieni qui e mi dai i dettagli dell'assicurazione. Occhio aperto. Cazzo!